Ciao a tutti amici coltivatori, oggi parliamo un po' nello specifico delle saracenie, che sono anche le specie che le piante carnivore che io preferisco. Allora, le saracenie nel loro habitat crescono negli Stati Uniti e in Canada, diciamo dal sud degli Stati Uniti, quindi Florida, Louisiana, poi tutta la costa degli States, fino anche in Canada. La saracenia purpurea arriva fino al Canada, le altre invece sono più piante meridionali, diciamo, dai climi un po' più temperati, un po' più caldi. Allora, vediamo un po' come è fatta una saracenia, ma comunque se avete visto gli altri video già avete un'idea. Questa è fatta di carta, l'ho ritagliata dal dépliant che mi hanno dato i coltivatori tedeschi. Questa è una foto dell'ascidio di Leah Wilkerson, che è un ibrido naturale enorme, che l'hanno scoperto nel giardino di una tipa che si chiama Leah Wilkerson. Comunque, questo è il cappello dove viene secreto il nettare attraente per gli insetti, profumato. Serve anche a non far entrare l'acqua nell'ascidio, se no poi si ribalta. Qui anche in questa zona viene secreto del nettare. La mosca o l'insetto arriva e inizia a mangiare il nettare. Poi qui la superficie è cerata, le zampe non hanno più appiglio, e l'insetto cade dentro e poi viene digerito dalla pianta. Non riesce più a uscire per una questione fisica, che anche gli insetti alati non hanno abbastanza aria da spostare per riuscire a uscire dalla trappola. Allora, parliamo un po' del ciclo vegetativo delle saracenie. Praticamente tutte le saracenie, sia quelle del Canada sia quelle del sud degli Stati Uniti, necessitano della dormienza invernale, cioè in inverno, anche se magari non fa tanto freddo, comunque vanno in stasi. Questa stasi, come per la maggior parte delle piante carnivore temperate, è obbligatoria, cioè non si possono tenere in casa queste piante. Poi in primavera la pianta inizia a fiorire, fa dei fiori molto vistosi, molto colorati e anche piuttosto particolari. Secondo me sono unici nel loro genere, hanno dei petali, un'ombrella che raccoglie il polline, e poi possono venire, vengono impollinati da dei bombi o comunque delle api soprattutto. Nell'orto vengono impollinati anche dalle formiche, che erano piene, quest'anno erano piene di formiche i fiori. Quindi sicuramente qualche ibrido è venuto fuori anche grazie alle formiche. Poi vedremo cosa salta fuori. E i fiori vengono emessi prima delle foglie. Questo perché, se ci fossero già gli ascidi aperti quando ci sono i fiori, che bene o male raggiungono la stessa altezza delle trappole, un insetto che magari ha impollinato un fiore verrebbe poi mangiato e quindi la pianta non verrebbe impollinata. Quindi c'è uno sfasamento temporale tra l'apertura del fiore e l'apertura degli ascidi. Questo vale per tutte le saracenie in generale. E dobbiamo immaginarci un po' l'areale di crescita delle saracenie, che è molto simile per anche le piante carnivore, cioè spazi aperti, un'enorme quantità di acqua a disposizione e soprattutto per le piante del sud degli Stati Uniti un sole devastante. Cioè quelle che vivono al sud, quindi nella Louisiana, Florida, vivono alla stessa latitudine più o meno compresa tra la Calabria e il Cairo, quindi sole veramente devastante, e anche un'umidità molto alta, tipo da Valli di Comacchio. Veramente necessitano di molta luce e moltissima umidità. Penso siano veramente fra le piante più eliofile, cioè che gli piace stare al sole, che io abbia mai visto queste qua. Nemmeno i cactus che io ho coltivato hanno così tanto bisogno di luce, anche per la loro forma, che non è molto efficiente nella fotosintesi, perché sono in verticale, quindi non ottimizzano, diciamo, la loro forma per fare la fotosintesi, quindi necessitano veramente di tantissima luce per stare bene queste piante qui. Se vengono tenute all'ombra o con poche ore di sole diretto, vengono su un po' stortignacole, diciamo, non è il massimo. E sono piante di tipo rizomatoso, cioè creano un fusto sotterraneo, o comunque appena sotto la superficie del terreno, che cresce nel tempo, poi si divide nel corso degli anni e forma dei cespi molto grandi. Tutte le saracene formano dei cespi piuttosto grandi. Poi alcune creano proprio il cerchio delle streghe, cioè tutti i rizomi vanno
in senso radiale, e poi si creano questi cerchi con gli ascidi tutti messi intorno così. Le purpure invece hanno più un aspetto cespitoso proprio, hanno anche areali un po' diversi. La purpurea poi tra l'altro l'hanno importata in Svizzera, la potete trovare nei boschi umidi della Svizzera. Qualcuno ha pensato di buttare dei semi là e potete trovarle in Svizzera, le saracene purpuree allo stato brado. E sì, abbiamo detto un po' che tutte le piante vogliono il riposo vegetativo, però parliamo un po' delle temperature di questo riposo vegetativo. Cioè, se voi cercate nei forum, tutti dicono che le piante carnivore, tutte le saracenie, potete tenerle fuori tutto l'anno, meno 15 è lo stesso. Diciamo che tutte le saracenie a me sono sopravvissute al freddo, cioè anche a meno 9 non hanno mai sofferto più di tanto. Però, essendo piante dai climi temperati caldi, tipo in Florida, difficilmente va a meno 9. Diciamo la temperatura ideale sarebbe intorno dai 2 ai 5-6 gradi come minima in inverno. Poi di giorno potrebbe andare anche a 20 gradi, non è così problematica. Però secondo me non amano il freddo intenso, cioè non sono piante abituate a questi freddi. Resistono, sono resistentissime, però non amano questi freddi qui. Anche chi dice che queste piante possono andare sotto la neve, è vero, perché quando nevica non fa tanto freddo. Però quando poi la neve va via e arriva un bel freddo di quelli che fa congelare il vaso, la pianta non li gradisce tanto. E se il substrato rimane congelato per tanti giorni, il problema è quello della disidratazione, cioè la pianta può morire di sete. Quindi se va per tanti giorni sotto lo zero, è meglio ritirare un po' la pianta, permetterle di bere un po' e poi rimetterla fuori. Perché non sono piante che comunque nel loro ambiente vanno per tanto tempo sotto zero, ecco. Secondo me il clima ideale per coltivare queste piante qui è nella zona di Firenze, da quelle parti là. Lì sarebbe eccezionale. L'inverno fa fresco, l'estate fa un caldo boia, perfetto. Infatti queste piante qui, a differenza della Dionea che patisce il caldo, le saracenie loro vivono bene anche a 45 gradi, non hanno nessun tipo di problema col caldo. Sono molto tolleranti. E parliamo poi del substrato. Sono piante che necessitano, come tutte le altre, di un substrato molto povero di minerali. La maggior parte dei coltivatori usa la torba e la perlite. C'è chi usa anche la sabbia di quarzo. Comunque, fate un 50-50, 50 di torba, 50 di perlite, mescolate tutto come al solito e va bene così. Usate dei vasi bianchi che si scaldano un pochettino meno e va bene. Potete tenere anche il substrato, il vaso completamente immerso nell'acqua per queste piante qui. Anzi, se voi andate a vedere le piante come crescono le saracene flave in natura, le vedete proprio che vengono su dall'acqua praticamente. Quindi vanno sommerse, stanno bene sommerse queste piante qui in estate. Invece in inverno è meglio diminuire l'acqua. Alcuni le tengono belle secche, ma io quest'anno ho provato e le ho lasciate con un po' d'acqua e va bene. Era venuto fuori un discorso al meeting del cancro del rizoma, che è una malattia che viene sempre fuori in primavera, e Andrea Amici, che è insomma un grande coltivatore di piante carnivore, diceva secondo lui che è perché molti tengono il vaso secco in inverno, poi gli danno un sacco di acqua e la pianta dice: ma che cosa sta succedendo? E impazzisce e marcisce fondamentalmente. Secondo lui questo era il motivo del cancro del rizoma delle saracene, questa cattiva coltivazione, insomma. Sì, quindi potete tenere un po' d'acqua in inverno sotto, non succede niente, non è come quella Dionea che io consiglio di tenerla completamente all'asciutto. Questa qui non gli cambia la vita se gli tenete un po' di acqua sotto. E le saracenie fanno i fiori, ci sono una quantità di ibridi di saracenie che è spaventosa. In questi ultimi anni veramente i breeders, cioè quelli che incrociano le piante, si sono dati alla pazza gioia, anche perché gli ibridi di saracenia sono fertili, non sono sterili come per gli animali. Questi potete
potete ribridarli un sacco di volte e potete fare delle cose veramente carine. I fiori fanno i frutti, questi frutti qua maturano in autunno praticamente, un frutto vi può fare anche 100-200 semi, li mettete poi in un vaso bello grande, seminate in inverno, in autunno. Cioè gli fate fare una stratificazione naturale, una vernalizzazione praticamente. Cioè se voi non li tenete al freddo questi semi fanno fatica a germinare in primavera. Vanno tenuti al freddo. Allora preparate il vaso in autunno, li seminate sopra, li lasciate alle intemperie. Magari gli mettete una retina sopra perché sennò se viene giù un temporale tutti i semi ve li trovate chissà dove. E poi in primavera questi semi germinano. E vengono sulle vostre piantine, non ce ne sarà una uguale all'altra. C'è una varietà, una variabilità interessante, soprattutto se avete creato degli ibridi. Poi nel primo anno queste piantine possono stare nel loro vasetto e poi vanno ripicchettate in altri vasetti, perché sennò poi non c'è, se si ingruma tutto e non c'è più spazio. Poi fate delle selezioni, gli altri li regalate via. Li vendete, so, fate quello che volete, ma sicuramente non vi potete tenere 200 piante perché sennò dove le mettete? E bah, penso che per le saracene abbia detto tutto e ci vediamo nel prossimo video.